Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi vi porto la risoluzione, o per meglio dire una strategia che voglio provare insieme a voi e che spero possa funzionare per completare lo stage X numero 1. Lo stage X numero 1 ci permetterà, una volta completato, di ottenere l'ultima arma di Eris, che ci consente per l'appunto di maxare totalmente il nostro PG e portare la sua arma a full stelle rosa, quindi praticamente il massimo del suo potenziamento. E quindi voglio farvi vedere un team particolare che io sto utilizzando e che possiede comunque delle alternative qualora voi non vogliate pullare su questo banner. Ho fatto un video dove ho letteralmente pullato appositamente per dimostrare anche che non sempre si può avere fortuna, e quindi quando io personalmente dico di skippare un banner sapendo che può succedere una cosa del genere, sinceramente non lo dico per sport o non lo dico per chissà quale motivo, ma perché sono dell'opinione che se bisogna pullare su un banner bisogna pullare fino in fondo, quindi cercando di ottenere comunque più copie possibili dell'arma che appunto si vuole pullare e non lasciare le cose a metà, perché io ho comunque completato una pagina intera di stamp, quindi ho preso l'arma di Cloud e la skin di Sephiroth proprio perché comunque mi interessavano queste due cose, e ho dimostrato in parte che il mio discorso che ho fatto sul banner di ieri era abbastanza sensato. Oggi invece vi faccio vedere questo team che ho già preparato praticamente con Zach, Matt e Lucia, che se li possedete con queste, con, diciamo, con questo equipaggiamento in generale, potrebbero effettivamente darvi delle soddisfazioni. Potrebbero comunque darvi delle soddisfazioni. Perché dico questo? Perché il setup è composto da Zach, che come potete vedere comunque possiede la skin che mi consente di ottenere un boost per gli HP e un boost per la difesa magica, il che è assolutamente valido. La sua limit, perché al momento utilizzare le summon in questo caso non ci porta da nessuna parte, quindi utilizzeremo la sua limit. Arma principale, il suo ombrello, che abbiamo ottenuto nell'evento estivo. Perché equipaggio l'ombrello come arma principale? Semplicemente perché le stats sono migliori. E come potete vedere possediamo un boost ulteriore di HP e un ulteriore boost di difesa magica, che ci sarà molto comoda contro appunto il nostro avversario che vuole farci dei danni magici. È anche vero che noi potremmo debuffare il nostro avversario, però in questo caso noi abbiamo comunque una resistenza in più. L'arma secondaria è una Falchion, che sono riuscito a portare a 2 overboost grazie alle pull che abbiamo fatto nel banner, quindi mi permette di avere un boost in attacco maggiore, ovviamente messa come arma secondaria perché notate che comunque le substats sono leggermente inferiori rispetto comunque all'arma maxata, però al tempo stesso quello che mi interessa principalmente è l'attacco. L'attacco è Gale Blast, ovvero un attacco AOE di tipo vento che mi permette di fare danni a tutti i nemici. Per quanto riguarda le materie invece abbiamo il sigillo circolare che ci servirà contro il boss, un Aurora Blow per colpire singolarmente l'avversario ed essere più veloci nella ripetizione di danni, e poi una Fire Breach che mi serviva solo ed esclusivamente per incrementare le stats. Quindi senza ovviamente diciamo una materia vuota, chiamiamola così, che mi serve solo per incrementare le mie statistiche. Infatti se andiamo a guardare le mie statistiche abbiamo un power complessivo di 54.042 con HP quasi 6.000, che sono tantissimi, attacco fisico di 2005, attacco magico 1004 e poi difesa fisica e difesa magica 169 e un healing di 905, che comunque difesa magica 169 non è affatto male. Le sub weapon in questione sono l'arma nuova di Sephiroth, che mi dona un boost per quanto riguarda attacco magico fisico e vabbè boost difesa fisica, che non mi serve un granché, però comunque sia come stats potete notare essere molto molto elevate e quindi poter guadagnare molti più punti. I motor drive di Tifa, che sono boost attacco fisico e vento, che sono
che sono praticamente perfette per questo setup di Zac, e poi la Murasame di Cloud, perché mi aumenta l'attacco fisico. Ovviamente l'attacco tuono non mi serve a niente in questo caso, però un forte boost in attacco fisico mi consente di essere molto molto aggressivo. Per quanto riguarda invece Matt, è la soluzione definitiva per sostituire Cloud con l'arma dell'evento nuovo ed Eris con le cure, perché il mio setup mi consente di utilizzare due armi incredibili: la Prime Number, che mi permette di utilizzare in questo caso l'attacco Healing Showers, che mi dà la possibilità comunque di curare i miei alleati, quindi purtroppo a livello 60, ma spero che possa bastare. E poi come arma secondaria la Core Defender, addirittura con un limit boost, con un overboost, che mi consente di incrementare la difesa fisica di tutti gli alleati e quindi mi consente praticamente di difendermi contro il mio avversario. Se non dovesse bastare, abbiamo anche la limit di Gigantic Shield, dove appunto abbiamo difesa fisica e difesa magica ulteriormente aumentati, qualora dovessi appunto aumentare ancora di più il mio potere difensivo. E poi come materie abbiamo la materia con il sigillo circolare per aiutarci a breccare, un aerora che mi consente comunque di fare danni vento, e poi una cura singola, perché potrebbe capitare di dover curare un alleato solamente piuttosto che curare praticamente tutti, anche se penso che probabilmente la cura AOE sia il risultato migliore. Statistiche bassine: nonostante le sub weapon abbiamo delle statistiche bassine purtroppo, perché Matt ovviamente non ha le armi maxate, non ha le armi neanche praticamente, cioè 60 e 50, che sono veramente basse, purtroppo sono veramente basse, però dovremmo in un qualche modo riuscire a cavarcela proprio per il fattore di aumento della difesa magica, ma soprattutto la cosa importante sarà il prossimo personaggio, ovvero Lucia. Per quanto riguarda Matt invece ho deciso con un setup totalmente difensivo, infatti ho praticamente utilizzato l'arma di Glenn, che mi consente di avere un boost in HP e un boost in difesa magica, con delle statistiche che sono comunque valide, e poi le armi di Shiva, sia di Glenn che di Zac, proprio per poter avere il boost in Ice Resistance, quindi permettermi di resistere di più agli attacchi gelo, per avere la possibilità di non subire troppo danno quando verremo attaccati, perché il nostro boss appunto effettuerà attacchi di tipo ghiaccio, quindi abbiamo comunque una buona resistenza per quanto riguarda il ghiaccio e cercheremo di sfruttarlo il più possibile. Ma è sicuramente Lucia quella che probabilmente ci permetterà di svoltare la partita, o almeno spero che sia Lucia quella che mi farà svoltare la partita, con una Pulse Gun addirittura a 3 overboost, che consente di sbloccare l'attacco aeroga, quindi un boost per quanto riguarda gli attacchi vento, un boost per quanto riguarda gli attacchi magico fisici e delle statistiche principali abbastanza interessanti. Come arma secondaria invece utilizzeremo il Mad Minute, perché il Mad Minute abbassa l'attacco magico del nostro avversario. Volevo utilizzare Tifa, solo che Tifa mi sono reso conto di non possedere le Tiger Fangs, perché le Tiger Fangs abbassano l'attacco magico così come l'abbassa il Mad Minute, quindi ho dovuto praticamente cambiare Lucia per Tifa, perché con Tifa avrei avuto i Motor Drive, che sono comunque danno vento single target, e le Tiger Fang per abbassare l'attacco. Qui invece faccio la stessa cosa, solo che l'arma principale fa danni AOE, mentre invece l'arma secondaria mi riduce la difesa del mio avversario, cioè mi riduce l'attacco magico del mio avversario, che sarà molto utile. Limit di livello 1, che però voglio utilizzare perché, come potete notare, anche la limit abbassa attacco fisico e attacco magico, quindi nell'eventualità dovessi avere un'emergenza posso comunque abbassare le stats. Per quanto riguarda le materie, sono tutte materie che mi consentono comunque di incrementare le statistiche, tranne l'ultima materia, che è per l'appunto una materia di sigillo. E inoltre un altro fattore positivo che vi consente di utilizzare Lucia con la Pulse Gun è questo: il fatto che possediamo il boost col sigillo circolare. Quindi Lucia qui non solo farà danni vento, che saranno ovviamente utilissimi per la run, ma al tempo stesso
avrà la possibilità di breccare più in fretta il sigillo circolare. Quindi tanta roba. Come sub-weapon, anche qui siamo andati un po' sulla difensiva, perché utilizziamo l'arma nuova di Barrett, che mi dona difesa fisica, che in realtà non mi serve a niente, però un boost di attacco fisico magico e delle stats niente male. L'arma Edge Wing di Sephiroth, che giustamente incrementa di più l'attacco magico, perché mi serve comunque con Aeroga l'attacco magico, e l'attacco ghiaccio, che purtroppo va un po' sprecato in questo caso, ma le guardate le substats, che comunque come attacco magico sono veramente veramente eccezionali. E poi un'altra arma di Sephiroth, che è la Mithril Type Zero Katana, che anche se l'abilità ovviamente non è un granché, mi dona un boost per gli HP e il boost per le abilità magiche, quindi per la potenza delle abilità magiche, ovvero che quando stiamo nella stance di attacco praticamente abbiamo praticamente dei danni in più, riusciamo a far scattare dei danni in più. Come statistiche non siamo un granché, perché purtroppo l'arma è al 70 con un solo overboost, però ce la facciamo bastare. 4000 di HP, che non sono tantissimi, però speriamo di poterci difendere e comunque di poterci curare anche piuttosto in fretta. Questo è il mio setup che volevo provare in questo evento. 122.000 di power totale, richiesto 104.000, quindi in teoria dovremmo potercela cavare. Detto questo, andiamo in battaglia e vediamo che cosa riusciamo a combinare. Mi sembra che il team abbia funzionato molto bene, almeno per ricevere l'arma di Eris. Direi che ci siamo comportati molto molto bene. Matt funziona incredibilmente bene, Lucia e Zack insieme hanno fatto praticamente il devasto, quindi direi che il team almeno in questione ha superato l'esame. Voi che dite? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima.